Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi ci rimettiamo sulla guida del nostro camion, nostro no perché non è nostro, noi pigliamo lavori che ci vengono dati e li distruggiamo il camion, signori miei, ogni volta se non ci pigliamo un calderail davanti noi non arriviamo a consegnare il nostro carico. Detto questo ragazzuoli, vi ringrazio per i like e per i commenti che lasciate a questo video, vi ringrazio per il supporto che state dando e che darete a questa serie, fatemi sapere se volete altri episodi o se la tronchiamo in secco, in zicco è tipico termine siciliano, siciliano però in di netto, la tronchiamo di netto. Detto questo vi ricordo di seguirmi sui social Facebook e Instagram, come mi trovate come Maullo941, comunque i link sono in descrizione. E sto pensando anche di mettere Telegram, ma è ancora tutta una cosa un po' così dubbiosa. Detto questo, signori miei, partiamo col video. Ok signori, siamo qui nella lista dei lavori che possiamo andare a fare. Il nostro obiettivo è andare verso nord, signori miei. Qual è la città? Non la possiamo vedere ancora quella città. Sì, la posso vedere quella città più a nord. Dobbiamo raggiungere la città più a nord, che forse è questa di qua. Qua, dovremo un giorno arriveremo a Bergen, ragazzoli miei. Che è quella più a nord di tutti, no? Sì, più a nord di questa non c'è nulla. Un giorno arriveremo a Bergen. Il nostro obiettivo è arrivare a Bergen. Detto questo, siamo a Napoli, signori miei. Siamo a Napoli, quindi il nostro obiettivo è salire verso l'alto. Il lavoro che paga di più è Napoli-Bari, con 4.000 euro. Però, torniamo all'indietro. Io avevo visto, se non sbaglio, ho visto un lavoro che pagavano un poco meno. Ecco, Napoli-Pescara, 3.648 e andiamo salendo piano piano. Conquistiamo il centro Italia, signori miei. Io direi di non perdere tempo, perché poi gli altri lavori, scendiamo di prezzo e non ha molto senso, raga. Per quanto magari... c'è un Napoli-Roma, potremmo andare a Roma. Roma forse è più carina, ma ci pagano 3,2, ci perdiamo 300, 500, 400 euro di 400 euro. No, andiamocene a Pescara, raga. Ce la facciamo da quel lato dell'Italia, dai. Ok, signori miei, ci siamo. Che botta di fondoschiena, oserei dire. È notte, sta pure piovendo. Che tempo di marmellata per un ottimo viaggio carico. Allora, organizzazione, intanto accendiamo il camion. Ok, dovrebbe essere partito. Siamo su un sub. Accendiamo le luci. Luci forti, ce ne freghiamo altamente di tutti. Tergi cristalli che sono con la P. Perfetto, bella così. Dopodiché, se noi partiamo. Allora, il carico già è attaccato, giusto? Sì, perfetto. Il carico già ce l'abbiamo attaccato. Luce gialla accesa. Perfetto, possiamo uscire. Houston, stiamo uscendo. Fermi tutti. Ci sta nessuno del qua? No, allora usciamo. La freccia è un optional che in questo caso non mettiamo. Ci portiamo il muretto dell'azienda? No, siamo partiti. Raga, ci portiamo però tutta quanta la iola. Abbiamo un attimino rischiato di portarci la iola, però va bene. Mi aumenti i tergi cristalli, grazie. Che non ci vedo una cippa. Ok, bella così. Passeggiando per la bosco, noi portiamo il nostro carico. In tutto questo, ragazzoli, stiamo trasportando delle cipolle. Siamo già usciti da Napoli. Porca miseria, che eravamo a confine praticamente. Siamo già usciti da Napoli, bella così. Dove stiamo andando? Dove andavamo noi a Pescara? Ah, stiamo andando a Pescara. Abbiamo mezza tanca di benzina. Frena, che c'è la rotonda. Zio, devi frenare. Mamma mia. Rischiosissimo, raga. Mettiamo la freccia dopo 3 ore. Ok, facciamo la curva abbastanza larga senza prenderci nessun cartello davanti. Raga, ma troppo bravi. Non abbiamo preso né il cartello né il guardrail. Stiamo diventando dei pro a questo gioco, raga. Stiamo diventando dei pro. Allora, passiamo di qua. Salve, buongiorno, buonasera più che altro. Salve. Riesco a entrare senza creare danno, salve. Perfetto. Pedaggio preso, bigliettino preso. Si parte per l'autostrada, signori miei. Viaggio sarà lungo, sono quanti chilometri dobbiamo fare? 235 chilometri, dai, neanche più di tanti. Prendiamo di qua a destra, facciamo Roma Cassino. Ok, direzione a Roma Cassino. Ok, andiamo di qua, raga. Siamo entrati in autostrada, raga. Siamo entrati in autostrada e non si vede una cippa di nulla. A posto. Che viaggio tranquillo e sicuro. Stiamo andando a 89 km orari con il limite. E questo qui è l'autovelox? No, ok, è la piazzola di sosta, meglio così. Pensavo fosse l'autovelox, perché noi pigliamo almeno 3 autovelox al video, raga. Non c'è paura di scappare. Cioè, abbiamo più fotografie noi che posso dirvi. Fedez su Instagram, praticamente. Mi ho più fotografie noi che Fedez o la Ferragni su Instagram. Ok,
Secondo voi cosa stanno facendo? Stanno parlando da finestrino a finestrino, secondo voi? Perché non è normale che stanno così tanto per superarsi. Cioè, si stanno passando il tempo parlandosi finestrino a finestrino. Va bene, dico, noi non ci interessa, superiamo e andiamo avanti. Dobbiamo uscire? Di già? Dobbiamo girare per... Dobbiamo uscire, zio! Metti la freccia. E giriamo di qua. Dai, dai, che lo superiamo all'interno a questo. Mamma mia! Vettel, Hamilton! Sorpasso all'interno della curva! Con la freccia ancora messa! Bella così! Non ho guardato se veniva qualcuno da qua dall'uscita, ma rimettiamoci in quest'altra predella autostradale. Leviamo la freccia, se no creiamo confusione a chi ci segue e andiamo avanti. Stiamo uscendo ancora, raga. Abbiamo fatto un sorpasso azzardato. Stiamo tagliando in maniera pericolosissima la strada al camion che abbiamo appena superato. Mamma mia, curva veloce, gira, gira, zio. Mamma mia, come ha tenuto la strada il tir. Mamma mia, come l'ha tenuto la strada il tir. Devi frenare, però, zio, sennò gli sfondiamo la barriera. Bella così, ok. Leva la freccia, grazie. Riusciamo a entrare senza fare danno. Salve, buongiorno. Buonanotte, faccia lei. 16 euro. Ah, dai, non è andata male. Leva la freccia, ok. Ok, mancano gli ultimi 160 km, raga. Siamo usciti dall'autostrada. Dobbiamo fare la rotonda. Ho visto che non c'era nessuno. E ci lanciamo nella rotonda, signori miei. Riusciamo a farla senza fare danni. Ai. Ok. Non so dove siamo di preciso. Il limite è di 50. Siamo riusciti a passare. Grande, raga. Allora, ha smesso di piovere. Quindi spegniamo questi tergi cristalli che non ci servono. Non so. Devi spegnere, zio. Spegni questi cosi. Oh, forse siamo riusciti a spegnere i tergi cristalli. Forse però. Vivono di vita propria. Frena. C'è nessuno di là? No. Allora impegniamo la rotonda velocemente. Ok. E andiamo. Andiamo così, raga. Andiamo così. C'è stato un rifornimento qua vicino. Ma a noi non interessa, signori. Siamo a Cassino. Siamo a Cassino. Che ci siamo venuti a fare a Cassino? Non lo so. Forse sarà vicino a Pescara? Penso. Area di servizio. Non ci serve l'area di servizio. Andiamo avanti, raga. Siamo fuori dall'autostrada, ce la stiamo facendo tutta strade che vi posso dire interne, non siamo più in autostrada, però fosse giorno sarebbe ancora più bello perché quantomeno potremmo ammirare il paesaggio, così non si vede nulla, è un po' un viaggio, mi stacca là il sonno raga, vi giuro, mi stacca là il sonno, ciao zio, dove state andando in gita? Coronavirus, state distanziati, mi raccomando. Allora, così mi stacca là e sonno pesantemente. Sono le 11, almeno nel videogioco sono le 11. Allora, se io questo gioco lo giocavo di notte, raga, di sera, penso che mi sarei addormentato alla guida. Penso di sì, raga. Riusciamo a girare senza fare danno. Frena. Dobbiamo girare per Bari Pescara. Mamma mia, che curva sportiva che abbiamo fatto, raga. Leva la freccia, zi. Ok. Che curva sportiva. Ma noi siamo così, siamo sportivi, raga. Siamo. Basta, la chiudiamo qua. Com'erano le trombe? Il tasto delle trombe qual era? No? Trombe, clacson. Ah, ecco! Ho suonato i carabinieri, raga. Volevo suonare al prossimo camion che si vedeva. Ho visto delle luci in lontananza. Ho detto, ora li suona, dai! Zio, Liabel! No, non mi ha salutato. Occhio, curva stretta! Curva stretta! Abbiamo preso un po' il marciapiede. Superamento limite di velocità. Ma che stai a dire che sta andando a 50? Quanto è il limite di velocità? 30? 40? Ma dai, non l'ho preso in autostrada. L'ho detto, raga, l'ho detto. Pigliamo più fotografie noi. Cioè, la polizia c'ha più fotografie nostre. Zio! No, come cazzo? Dai, ma perché nessuno mi saluta? Mi sono preso un muretto davanti. Sono cascate tutte le cipolle, praticamente. Per cercare di salutare e nessuno mi saluta. Porca miseria. Curva, mamma mia, che curva sportiva, raga. Che curva sportiva, non abbiamo fatto danni. Ma che cavolo di strada stiamo a fare, raga? Era meglio me ne andavo a Roma. Sicuramente era tutta autostrada, non era così tutta campagna zigzag. E va bene. Riusciremo a arrivare a pescare il nostro Maullo alla guida di questo tir che deve portare cipolle, che non si sa, forse c'è stata un'invasione di streghe. Perché non si sa, perché siamo usciti da dove? Non si sa, siamo usciti da una determinata città e non si sa dove siamo entrati, però va bene. Continuiamo la nostra marcia trionfale. Poi strade deserte, raga, c'è qualche camion l'abbiamo incontrato, ma non c'è più nessuno. Oh, un cartello, siamo usciti dal Molise e stiamo entrando in Abruzzo, raga.
Siamo usciti dal Molise e stiamo entrando in Abruzzo. Bella così. Fatti mandare dalla mamma pam, pam, a prendere il latte. Questo si è infilato così terribilmente. Oh, zio, non è per... Ma io forse dovevo girare. Mannaggia, in una pupazza ubriaca. Dovevo girare io, raga. Riesco a fare retromarcia, secondo voi, senza fare danno? Devo girare di là. Porca miseria, sta arrivando una macchina. Aspetta che metto le frecce. Ferma così, ok. Gira tutto, andiamo. Dai, dai, che abbiamo recuperato. Pescara! Sì, abbiamo già. Non ho visto il cartello per Pescara. Non è colpa mia. Era scritto piccolo, era scritto piccolo. Per i monti me ne vado col mio camion a guidare per portare le cipolle a Pescara dove le vogliono. No, non mi è venuta una bella rima. No. Le cipolle io porterò a Pescara, le darò e tutti quanti potranno mangiare le zuppe di cipolle, le zuppe di cipolle. A cipolle tutti vogliono a Pescara e le sto portando in orario così nessuno si lamenterà. Oh, suona, suona, suona! No, come... Ciao, zio! Ma perché non mi saluta nessuno? Ma perché... Che è successo? Mi è ballato il camion, raga. Non mi saluta nessuno! Uffa, io saluto tutti, sono tanto gentile, tanto... Allora, qua c'ho precedenza, quindi non mi rompete le scatole. C'è il cartello precedenza, io tiro dritto. Tra l'altro mi sa che siamo anche in discesa. Quindi io vado di acceleratore, raga. E chi si è visto, si è visto. Io canto, le mani sul volante canto, porto le cipolle canto, faccio la curva e canto, non devo addormentarmi e canto, vedo delle luci e canto, nessuno mi saluta e canto. Ragazzi, c'è la polizia davanti a me. Volevo fare un mega sorpasso di quelli alla Fast and Furious, raga, ma eravamo sopra il limite di velocità. Quindi preferisco accodarmi in maniera molto educata e rispettare la fila perché la fila va rispettata e non bisogna superare in autostrada. Diventa pericoloso, anche perché non siamo in autostrada. Cosa sto dicendo? Tra l'altro abbiamo il serbatoio quasi in riserva. Mi danno oramai mi danno i camion con... Oh, frena, 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 sì, frena. Ok. Momenti mi schiacciavo la macchina della polizia, però va bene, dobbiamo andare, dobbiamo girare? No, dobbiamo andare dritto. Ok, ragazzuoli, ci siamo, ci siamo. Siamo a Pescara, più o meno. Sì, entriamo in questo preciso momento a Pescara. Meta raggiunta. Vediamo, già vedo la bandierina rossa dell'obiettivo dove noi dobbiamo arrivare. Pescara esplorata. Ok, io di qui devo uscire, devo anche frenare perché c'è una curva. È pericolosissima questa curva. Che curve sportive che fanno qui a Pescara? Frena, zio, frena. Devo dare precedenza, ma non vedo nessuno. Tranne quello lì che si ferma perché noi siamo più grossi. Vale la regola del sono più grosso, passo io. Ok, se no ti ciappo la macchina male. Ok, dove dobbiamo entrare? Qua? È qua che deve entrare, zio? Sì, è qua che deve entrare. Ok, riusciamo a fare manovra così, secondo voi? Ci passo senza portarli via il cancello? Ok, ce l'ho fatta. Raddrizza un po' il camion, se no glielo porto col dietro. Ok, invio, signori miei. Glielo posizioniamo in maniera facile, continua, in maniera semplice. Dove lo volete posteggiato? Per saltare? No, voglio posteggiarlo io. Mi dici giusto dove lo devo posteggiare, così non creo 8.000 danni come ogni volta. Dove lo volete posteggiato? Non vedo. No, ma stanno scherzando. No, no, non posso girare da dietro. Ma che cosa state dicendo? Io come faccio a fare retromarcia adesso? No, no, non ci credo. Non ci credo, raga. Una volta glielo volevo posteggiare io giusto. Aspettate, che sto riuscendo a fare retromarcia, raga. Cioè, tanta roba. Il problema è che non si vede una cippa di niente. Non si vede nulla. Non si vede nulla. Dove l'avete messo? Dove lo volete posteggiato sto camion? Porca di una miseria. Che abbiamo girato troppo. Vai un po' avanti. Fermati, zio, con calma. Ok. Vai nuovamente di retromarcia. Dove lo volete? Ah, lo vogliamo messo là. Ok. Sono riuscito a fare retromarcia girando il camion, raga. È là, ok. Ci riusciamo a passeggiarlo lì senza ulteriori danni?
Dai, così, dai, così. No, non voglio aperto il cancello, non voglio aperto il cancello. Devo mettervi il tir qua col carico. Dai, dai, raga, oramai siamo dei pro, raga. Va, 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 va. Perfetto, signori miei. Scarichiamo la tua vettura. Lì, sì, scarichiamo il carico. Carico portato al termine. Bella così, danneggiato. Dai, ma non è vero. Ma non è vero, ma siete dei buffoni. Siamo ancora a livello 1, ma che cosa brutta. Va bene, ragazzuoli, questo video è andato. Questa consegna è andata, signori miei. Commentiamo il testo continua. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.